Al pronto soccorso i tempi medi di attesa sono inferiori in genere a un'ora per tutti i codici. Questo, quanto riferito dalla ASL a seguito di una mia recente presa di posizione sulla sanità grossetana. Una dichiarazione peraltro condivisa anche dal segretario del PD Giacomo Termine, che è il segretario provinciale DEM. L'azienda sanitaria fa distinzione tra tempi di presa in carico e tempi di permanenza in pronto soccorso, relativa all'applicazione dei percorsi diagnostici. Una distinzione questa che spesso porta il paziente ad attendere molte ore prima di essere dimesso o ricoverato. Sulla salute però non è il caso, secondo me, di giocare sui termini. Ho preso una posizione netta a difesa della sanità grossetana e soprattutto a difesa del personale ospedaliero. Questo ho fatto io. Non so se sia stato interpretato correttamente. Per tutta risposta ho ottenuto infatti una presa di posizione da parte dell'ASL sui tempi di attesa al pronto soccorso. Vero è comunque che l'ospedale Misericordia di Grosseto andrebbe potenziato, perché deve far fronte ai picchi turistici estivi con conseguente aumento degli accessi. La verità è che invece Grosseto viene regolarmente dimenticato dalla Regione e se mi si risponde con prese di posizione non farò altro che ribadirlo con sempre maggiore forza. La mia azione è tesa a supportare il personale medico di Grosseto, a difenderlo, a sostenerlo, ma contestualmente devo salvaguardare il livello di una salute pubblica di quanti come cittadini accedono alle strutture ospedaliere e che mi parlano, che mi contattano, che sento tutti i giorni. Come sindaco super partes invito una parte dei cittadini a rivolgersi al pronto soccorso quando necessario. Pensate che un terzo degli accessi sono impropri. E con serenità, con la consapevolezza che il personale ospedaliero è lì per noi e con la pazienza di attendere quando e quanto richiesto in base al codice assegnato. Ho anche il dovere di chiedere ai cittadini di non pretendere di ottenere in poche ore quanto da esterni impiegherebbero settimane o forse mesi, perché anche questo è il caso che a volte avviene. D'altra parte mi rivolgo al personale, chiedendo di essere il più possibile disponibile con i pazienti, con i familiari che attendono fuori, in estrema apprensione, in un'angoscia legata all'affetto dei loro cari. Non registro la lamentela in tal senso, devo essere sincero, consapevole infatti delle continue testimonianze di efficienza e gentilezza del personale medico, il che mi induce ad un plauso al nostro personale ospedaliero, ma questo era il mio intendimento anche iniziale. Il mio interessamento alla sanità locale, io sono la massima autorità sanitaria locale, passa dunque attraverso la difesa del personale ospedaliero, primo tra tutti quelli del pronto soccorso, di cui ho sempre avuto ed avrò grande stima. La mia azione è tesa a sollecitare la direzione, ma soprattutto la regione, ad affrontare il problema della mancanza dei medici e degli infermieri, che è una carenza dovuta ad una perdita di attrattività per la sanità del nostro territorio, che se oggi è un problema parzialmente contenibile in qualche modo e con estrema difficoltà grazie all'efficienza di questi eroi che vi permangono, turni aggiuntivi, rientri dei riposi, straordinari, ferie non godute, domani sarà un problema che sarà irrisolvibile e drammatico. Bisogna prevenirla questa cosa. Nella mia presa di posizione ho anche rappresentato le difficoltà con le liste d'attesa per esami clinici ed oncologici, con cadenza più che mensile. Basta telefonare al CUP per rendersi conto di quanto sia reale questo problema, che risente ovviamente anche questo, della fuga dei medici e dell'aumento delle richieste in generale, senza un corrispettivo aumento delle risorse. E questo è un dato di fatto oggettivo. Provate a chiedere un appuntamento al CUP per una biopsia. I tempi non voglio dirveli, perché abbiamo verificato e toccato con mano. Per questo ho deciso di scendere in campo per quanti vivano situazioni così delicate, altro che canale preferenziale basato sui bisogni di salute specifici. La nostra sanità è quindi in palese difficoltà. Si tratta di un male che attanaglia non solo la realtà grossetana, ma anche quella regionale, a causa di decenni di guida del centro-sinistra. E questa è l'amara e cruda verità che nessuno vuole digerire. In più occasioni lo stesso direttore generale dell'azienda ASL Toscana Sud-Est, dottor Antonio D'Urso, che stimo, mi ha rappresentato l'ormai nota cronica carenza di personale medico in tutti gli ambiti disciplinari. Questo è il vero problema a cui dobbiamo far fronte, insieme all'azienda ASL. Dobbiamo trovare nuovi equilibri a fronte di mutuate esigenze sociali.
Noi non ci sottraiamo a tali responsabilità. Siamo disponibili ad aprire un tavolo tecnico di confronto e di lavoro con la ASL per affrontare e trovare delle strategie risolutive per questo problema. Non abbiamo nessun tipo di preconcetto, di preclusione, di pregiudizio. Questo assieme ai gruppi politici con cui ho iniziato la mia avventura di sindaco nel 2016. Cerchiamo di comprendere dove si annida il male che spinge il personale sanitario a fuggire dal pubblico e troviamo il modo di frenare questa deriva che rischia di divenire senza ritorno. Facciamo diagnosi e terapia per rimanere in tema, prima che sia troppo tardi. Io ci sono, noi ci siamo. Aspetto su questo la risposta da parte dell'azienda. La risposta deve essere collaborativa, deve essere circostanziata e deve essere intrisa di quella volontà che io dimostro di avere di creare un rapporto e rafforzarlo affinché le problematiche vengano sì viste nella loro interezza, affrontate e risolte. Chi nega che esistano problemi sulla sanità grossetana vuol dire che nega la verità, la realtà e vive in un mondo tutto suo. Invece il mondo è quello reale e io in questo voglio vivere insieme alla ASL. Vi aspetto.